ragazzi, benvenuti su Casti Bumps. Come potete vedere, oggi sono invaso dai pacchi di strumentimusicali.net, che ringrazio già da subito perché mi permette di fare questa prova tra batteria acustica da una parte, batteria elettronica dall'altra, e appunto, se no non avrei mai potuto farla. Queste sono la Tamburo T5, che ho già provato sul canale, trovate il link qui sotto in descrizione al video completo dove ve la spiego bene. Qui abbiamo la Lesis Nitro Mesh Kit, che non ho mai provato, non ho mai portato sul canale, ma proprio non l'ho mai provata io. Oggi non voglio in realtà fare un video in cui vi spiego nel dettaglio tutte le cose delle batterie, sennò dura 6 anni e mezzo, contando che ne devo provare 2, ma voglio fare un confronto proprio tra batteria acustica e batteria elettronica, anche perché queste due batterie sono le batterie più vendute dell'anno, sono tra le batterie più economiche, acustica e elettronica, che ci siano. Quindi voglio veramente fare un confronto e sono super, come si dice, curioso di vedere come si comportano, quali sono le differenze. Ovviamente alcune cose solite si sanno: questa non fa rumore, questa fa rumore, cioè se ci mettiamo le cuffie fa rumore anche questa, ma voglio scoprire qualcosa in più delle cose solite. Quindi mando la sigla, parto. Tanti di voi penserebbero partissi dall'acustica, invece parto dall'elettronica. Quindi sigla, vado a montare la Lesis e partiamo. Ah ragazzi, dato che non ve lo dico più tanto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché vedo che un po' di gente guarda i miei video ma non si iscrive, quindi iscrivetevi, campanella, così rimanete aggiornati, eccetera eccetera. Sigla. Partiamo quindi dalla Lesis Nitro Mesh Kit, che è una batteria che, ammetto, ho sempre un po' detto boh, non lo so, non l'ho mai provata, ma sono un po' restio su questa batteria, perché comunque il prezzo è sicuramente uno dei vantaggi, perché costa la metà rispetto alle batterie elettroniche normali. Voglio andare a vedere adesso se vale questo prezzo oppure vale di più in pratica. Quindi, come al solito, quando uso una batteria elettronica mi metto le cuffiotte. Allora, sicuramente per quanto riguarda la fattura non è male, è una batteria secondo me da tenersi in casa, quindi la si monta e la si lascia lì, assolutamente una batteria per studiare, però per quanto riguarda il suono devo dire che non è per niente male, nel senso, come sentite adesso, io ho preso il kit, il primo kit, e l'ho suonato, quindi per quanto riguarda volumi eccetera, lì poi è tutto impostabile, quindi sentirete che magari i volumi sono un po' sballati, ad esempio il Charleston è fortissimo. Si stoppa anche, ma che figata, non pensavo. Si stoppano anche i piatti. Devo dire che ci sono alcune cose effettivamente che non mi aspettavo. Cioè, prima cosa, il rullante ha sia il suono normale, sia il rimshot. Il ride ha due suoni, sia campana, che si fa crescendo in pratica il ride, sia ride normale. Poi ovviamente ci sono mille suoni, dalle batterie normali a quelle più percussive. Quindi molto divertente, proviamone ancora una a caso, andiamo avanti, guardiamo anche quanti ce ne sono di kit, 24 più quelli customizzabili, il 24esimo è bello. Ok,
molto carini questi kit. Il pedale della gran cassa, molto interessante il fatto che non abbia il pedale senza il battente, ma abbia un pedale vero che suona su una superficie vera. Non è male, un pochettino duro, diciamo, il pad della cassa, perché non è mesh, ma è una gomma normale. Quindi un filino duro, se devo dire, in confronto a una batteria acustica, una batteria normale, però ci sta. Più che altro non muove, poi avete la possibilità anche di andare a piantonare la cassa al terreno, al tappeto, tramite le vitine, quindi non male. Qua si può fare tutto, molto bello il fatto di poter provare i suoni anche solo con il modulo. Qui ho tutta la batteria e posso provare quello che voglio. Tom, Crash, Ride, l'altro Crash, Charleston, tutto quello che voglio. Ha la possibilità di mettere il click, ovviamente. Si può suonare anche dei pezzi, se si fanno partire così, e poi andare a impostare il volume, posso anche metterlo volendo un po' più piano, posso impostare il tempo, molto carino questa cosa di poter impostare il tempo. Posso andare a togliere la batteria, sentite, così la batteria c'è, così sparisce. Posso andare a registrare, c'è anche il tasto qua, record, che però adesso non posso utilizzare. Se io schiaccio il record, lui mi fa partire un click. Poi rischiaccio record e lo salvo. Ha l'uscita USB per poter direttamente andare a scaricare tutti i file sul computer. Mi sono dimenticato di dirvi che all'interno c'erano anche queste bacchette, che non sono male in realtà, è perché sull'elettronica ci vanno bacchette molto leggere, secondo me. Queste sono molto leggere, quindi perfette per riuscire a suonare bene la batteria. Del resto spero di avervi detto tutto, ovviamente no, ma come tutte le batterie elettroniche abbiamo la possibilità di customizzare il nostro kit, andare a modificare anche ogni suono che abbiamo all'interno della nostra batteria. Sicuramente una buona batteria, non me l'aspettavo questa cosa, ma è una buona batteria entry level, super entry level, quindi se siete agli inizi ci può stare come batteria per studiare a casa. Non la consiglio da portare in giro, sinceramente, perché comunque la questione meccanica, diciamo hardware, della batteria, quindi sostegni eccetera, non sono così tanto potenti. Quando la suonate non si muove la batteria, non si muove più di tanto, però diciamo che volendo l'unica pecca potrebbe essere questa qui. Per il resto, appunto, non me l'aspettavo, ma ottima batteria. Passiamo adesso alla tamburo, quindi togliamo tutta sta roba, facciamo così, va? Ecco, anche se mi sa che devo spostare un po' la camera perché non vedete bene, perché questa batteria è un po' più grande dell'altra, aspettate. Allora, ho la tamburo T5 davanti a me, ho già parlato di questa batteria, ve l'ho già detto, trovate tutto qui sotto in descrizione. Ho fatto un bel po' di video con la tamburo T5 che avevo preso bianca, in questo caso ho deciso di cambiare colore. Ci sono un bel po' di colori molto belli, tra l'altro, perché sono un po' glitter, si chiamano questi colori, un po' sberluccicosi. Quindi in questo caso nera, molto molto bella veramente. Poi il nero con legno, come si può vedere dalla cassa principalmente, sta veramente molto bene, quindi ottima scelta questa del nero. Allora, questa è una batteria che vi faccio sentire subito, suona di brutto in realtà, per il prezzo suona di brutto. Con la cordiera suona meglio. Come potete sentire, suona veramente veramente molto bene. Adesso la sentite molto aperta come suono, perché ho lasciato
quasi la stessa accordatura, a parte rullante dei tom, quasi la stessa accordatura che avevano quando l'ho montata. Ho cercato di cambiare il meno possibile, gli ho dato giusto una rifinita, ma per il resto arriva così. Il rullante ho deciso di tirarlo un po' di più perché mi piace di più. Bello secco, il rullante suona veramente molto bene. Piccola pecca del rullante, secondo me, è si scorda un filino. Quindi aggiungendo ad esempio dei Tama Tension Lock semplicissimi, non avete più quel problema. Quindi presto fatto. Allora, quindi la batteria è veramente veramente super 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 figa, devo dire. Io ho usato una Tamburo T5 tantissimo tempo anche live su qualsiasi tipo di palco e ha sempre fatto il suo lavoro, magari cambiandogli le pelli, mettendogli delle pelli doppio strato che la tengano un po' di più, beh, comunque come suono è molto aperto. Poi io qua ho deciso di prendere 12, 13 e 16, quindi misure abbastanza grandi. C'è la possibilità anche di avere misure più piccole, cassa più piccola, ad esempio da 18, cassa da 20. Ci sono un bel po' di possibilità, andate a fare un giro sul sito di strumentimusicali.net. Unica pecca, se devo dire, l'avevo già detta anche nel video dedicato, sono i piatti. I piatti, c'è un Charleston, c'è un Crash Ride che può funzionare in tutti e due i modi. Questi sono probabilmente, saranno probabilmente la prima cosa da cambiare della batteria. Quindi in realtà non sono così male per studiare, all'inizio va benissimo, quindi se per caso state cercando una batteria per cominciare a suonare la batteria, questa va benissimo e questi piatti vanno benissimo, tranquilli. Poi pian pianino che andrete avanti troverete magari nuove soluzioni, anche perché questa, al contrario dell'elettronica, ha la possibilità di essere ampliata, che ne so, magari un set di piatti, un'asta diversa, eccetera eccetera. Questo sicuramente è un lato super positivo della batteria acustica rispetto a quella elettronica. La Lesis aveva comunque la possibilità di aggiungere dei pad, due per l'esattezza, un pad tom e un pad piatto, però ovviamente nel momento in cui si parla di acustica abbiamo la possibilità di fare tutto ciò che vogliamo, aggiungere 60.000 piatti, aggiungere magari dei tom, eccetera eccetera. Quante volte ho detto eccetera eccetera? Una marea, ma vabbè. Questione aste, sicuramente di queste Tamburo T5 sono super super rigide. Qua vi danno tutto, queste sono le bacchette che vi danno insieme alla batteria, vi danno i due pedali, vi danno il seggiolino, vi danno tutto quanto. Quindi voi avete bisogno di un tappeto e basta, avete tutto. Quindi proprio come per la Lesis che avevamo già tutto, anche qua abbiamo tutto tutto completo. Ovviamente la cassa adesso la sentirete un po' boom boom, perché non gli ho messo niente dentro, non gli ho fatto il foro, niente. Ho fatto un video tra l'altro anche dove faccio il foro e spiego come va trattato il suono della cassa di una Tamburo T5, proprio di quella che ho avuto in passato. Quindi direi che non è per niente male. Anche come accordatura si comporta molto bene, nel senso che è abbastanza versatile come batteria. Io posso suonarci rock, sempre con la cordiera. Ma volendo posso andare anche a modificare la mia accordatura, magari tirando un pochettino su i tom, facendoli fare un po' più di nota, e quindi diventa subito un po' più, non dico jazz per forza perché le misure non sono quelle da jazz, ma diventa molto versatile in base a quello che vogliamo. Quindi ho finito, facciamo un recap generale. Arrivati a questo punto voglio quindi fare un summit, non so se si dice così, ma un po' una cosa generale, come vi ho detto prima, vabbè, ve l'ho già detto. Allora, c'è sempre un po' quest'astio, diciamo, tra batteristi acustici e batteristi elettronici, ma in realtà vorrei eliminare questa cosa, perché secondo me non bisogna tanto pensare alla batteria acustica o alla batteria elettronica di per sé, ma la prima cosa da pensare, il pensiero fisso, il focus deve essere appunto suonare. Quindi bisogna pensare all'esigenza che ha
ognuno di noi. Quindi la questione dove suono, per prima cosa, se suono in un condominio ovviamente avrò bisogno di un'acustica se non voglio che i vicini mi caccino. Se ho la possibilità di avere un box oppure ho una casa isolata dal mondo, allora posso prendere un'elettronica. Questione budget è importantissima, perché in base a quello che si vuole comprare, sia acustica sia elettronica, ci sono varie possibilità. Oggi vi ho voluto far vedere due batterie elettronica e acustica entry level come budget, anche se in realtà poi sono due batterie acustiche utilizzabili benissimo, che possono funzionare bene per studiare e anche in realtà per suonare in giro. Come vi ho detto, io la T5 l'ho usata un bel po' di tempo, e neanche tanti anni fa, lo facevo già di professione, per suonare in giro e non ho mai avuto problemi. La Lesis non è male, secondo me ha un po' il problemino, diciamo, della robustezza in generale, quindi non consiglierei di smontarla, ma tenervela in casa per studiare. Quindi secondo me, per un batterista, grande o piccolo che sia, che vuole incominciare a suonare la batteria o che la suona da poco, la Lesis è perfetta. Quindi non preoccupatevi a comprare la Lesis, anche se dite boh, mi sembra strano che costi meno delle altre, quindi mi faccio due pensieri un attimo, tranquilli, perché funziona bene, ha un bel po' di possibilità, puoi registrare, puoi modificare i suoni, puoi crearti i tuoi set, eccetera. Quindi come tutte le elettroniche, ma appunto il budget è più che onesto. E ammetto che non me l'aspettavo questa cosa dalla Lesis. Mi aspettavo di arrivare e provare una batteria e dirvi sì, suona, spendete poco, però lasciate perdere. Invece non male, non male. Se invece ovviamente avete la possibilità di prendere un'acustica sia per studiare sia per andare in giro, questa è super robusta, funziona bene, costa un pochettino di più della Lesis, però avete una batteria acustica che potete ampliare, perché come vi ho detto il contro, diciamo, di questa batteria sono principalmente i piatti. Quindi nel momento in cui prendete un set di piatti, lo ampliate, andate magari a cambiargli un po' le pelli, eccetera, gli fate un po' di manutenzione, la batteria suonerà di brutto. Dovrete spendere qualcosina ancora per questa manutenzione, appunto, però avrete una batteria con cui potete studiare, potete suonare in giro, live, fare tutto quello che volete. Quindi con questo io vorrei sapere da voi se siete batteristi elettronici o batteristi acustici, ma non tanto in generale, voglio capire più che altro da dove siete partiti, se siete partiti con un'elettronica o se siete partiti con un'acustica, se pensate di aver fatto una cavolata e adesso cambiereste, oppure se rifareste la stessa cosa. Fate sapere anche la vostra prima batteria qual è stata, così vediamo un po' se qualcuno ha cominciato con queste due tipologie di batteristi. Con queste due tipologie di batteria. Per finire, io voglio ringraziare ancora tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questi due set da provare, perché questo l'avevo già provato, ma l'altro comunque era nuovo per me. Quindi grazie mille, strumentimusicali.net, trovate ovviamente tutto in descrizione, tranquilli, anche l'articolo, tutto quanto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!